questa puntata andiamo avanti la, diciamo così, la seconda parte dei nostri tutorial sulla piastrellatura del bagno e andrò a mostrarvi il rivestimento con una posa a tiranti arduini. Procediamo. Riprendiamo la piastrellatura del bagno che abbiamo iniziato nello scorso tutorial. Prima di tutto ci conviene coprire il pavimento appena posato con dei teli e del nastro di carta che dobbiamo tenere distante dalle pareti almeno 1,5 cm per non lasciarlo sotto il rivestimento una volta applicato. Con una bolla lunga controlliamo in più punti i piani per verificare di avere lo stesso livello lungo gli angoli tra il pavimento e il rivestimento, visto che sono molto importanti per avere una posa bella lineare su tutte le superfici. Prima di poter applicare il rivestimento, dobbiamo anche controllare che le pareti siano pulite e omogenee. Per questo ci conviene passare sulle superfici con il rabot, in modo da levare qualsiasi imperfezione che ci può dare fastidio nella posa. Usato il rabot, puliamo per bene la polvere con una scopa. Le piastrelle che dobbiamo applicare hanno un'altezza di 25 cm e una lunghezza di 75. Visto che nella prima parete da posare abbiamo subito dei tagli, ci conviene iniziare a segnare a secco la prima fila. Con la matita iniziamo a segnare sul davanti della piastrella i tagli da effettuare. E con il metro cerchiamo di fare dei segni sulla giusta distanza, in modo da essere belli precisi quando andremo a tagliare la piastrella con una piccola smerigliatrice angolare provvista ovviamente di un disco diamantato. Una volta eseguito il taglio, controlliamo che segua le tubazioni a parete e i segni che abbiamo lasciato sulla superficie. Verifichiamo anche con una bolla per vedere se i fori sulla piastrella siano corretti. A questo punto possiamo procedere ad applicare la colla sulla parete per posare la prima fila. Dobbiamo innanzitutto spalmare la colla sulla superficie che ci interessa e successivamente con la spatola dentata andiamo a creare delle strisce in verticale. Anche per il rivestimento abbiamo pensato di utilizzare un collante grigio, sempre per lo stesso motivo dello scorso episodio. Dopodiché possiamo iniziare ad applicare le prime piastrelle. Conviene appoggiare le prime mattonelle e regolarle tutte insieme con una bolla e successivamente colpire leggermente con una mazzetta di gomma per schiacciarle sulla colla retrostante. Mi raccomando, non fate troppa attenzione alla testa in sovrimpressione. Dove non riusciamo a spalmare la colla sulla parete, dobbiamo stenderla dove serve sul retro della piastrella. Conclusa la prima fila, passiamo alla seconda. E come in precedenza applichiamo la colla. Questa volta abbiamo pensato di farvi vedere anche sul rivestimento il sistema tiranti e cunei, come abbiamo fatto per il pavimento nello scorso tutorial. Inseriamo i tiranti nella posizione che ci interessa dopo aver steso la colla e averla rimossa dal bordo superiore della piastrella sottostante. Mano a mano che incontriamo dei tagli da eseguire, segniamo le posizioni dei tubi sul davanti della piastrella. E una volta preparata possiamo procedere con la posa. Dobbiamo procedere in ordine seguendo le file delle piastrelle sottostanti e quindi creando lo stesso identico spessore di fuga tra una piastrella e l'altra. Per ogni rivestimento è molto importante il livello della prima fila, dato che ci crea la linea per avere sullo stesso piano ogni parete del bagno. Una delle parti più complesse mentre si esegue la posa di un rivestimento sono sicuramente i tagli a flessibile da eseguire quando si incontrano delle tubazioni, specialmente quelle attorno a water e bidet, dove vi potete trovare 3 oppure 5 tagli se sono sanitari sospesi. Più le piastrelle sono grandi e più il lavoro si complica, dato che vi potete trovare molteplici tagli anche su di un'unica piastrella. Ma ricordatevi, don't worry e be happy. E prendetela con calma e senza andare in panico, perché la fretta in questi casi non aiuta e potreste ritrovarvi a dover ricominciare da capo i tagli su una piastrella, qualora si dovesse rompere mentre eseguiamo i fori. Al posto del flessibile piccolo si possono utilizzare anche trapani avvitatori con la foretta apposita e del diametro adatto alle dimensioni dei tubi che incontriamo.
Quando saliamo con le file successive, ricordiamoci di controllare con una bolla di avere il rivestimento a piombo per avere un buon risultato finale. Dobbiamo cercare di essere belle a piombo, specialmente negli angoli delle pareti, per avere le file del rivestimento tutto allo stesso livello. Ovviamente per questo fattore aiuta molto il lavoro di intonaco che deve aver fatto correttamente a piombo il muratore. Dato che il muratore che ha eseguito l'intonaco retrostante sono sempre io, se le pareti non sono a piombo me le devo prendere solo con me stesso. Diciamo che non è questo il caso, perché ho cercato di realizzare tutto abbastanza preciso. Se ci troviamo dei tagli quadrati da realizzare, come ad esempio il pulsante per il water, ci conviene posizionare a secco la piastrella e con dei piccoli tratti a matita segnare gli estremi del taglio che dobbiamo eseguire. Possiamo rimanere più larghi non più di un centimetro, dato che poi andrà la maschera del pulsante che coprirà i tagli visibili. Cerchiamo di non farli troppo larghi, o altrimenti si noteranno anche con la maschera in plastica. Se non riusciamo ad applicare la colla sul muro con la spatola dentata, possiamo inserire i tiranti dove ci servono e applicare la colla, sempre con la spatola dentata, sul retro della piastrella per poterla posare correttamente. Quando dobbiamo applicare il rivestimento sulle altre pareti, ci conviene segnare sulla superficie una linea a livello che segue il bordo superiore della piastrella della prima fila. Il rivestimento va applicato tutto in un senso, partendo dalla parete e proseguendo con quella a fianco e così via, fino a ritornare al punto di partenza. Sul piatto doccia dobbiamo rifilare di qualche centimetro la prima fila di piastrelle per poterle avere sullo stesso piano con tutte le altre. Proviamole sempre a secco prima e controlliamo di aver tagliato correttamente le piastrelle in modo da seguire il segno a matita della prima fila. Prepariamo anche gli altri tagli vicini alla prima fila se abbiamo la possibilità di farlo. Siccome la doccia ha un'altezza di rivestimento di 2 metri e nel resto del bagno invece di 125, nel nostro caso dobbiamo partire con una piastrella intera dal bordo della doccia per trovarci così in linea con le altre file. La linea di questo rivestimento dovrà essere a piombo perché in quel punto andrà successivamente montato il box doccia. Con la matita segniamo sempre sul davanti della piastrella i fori da eseguire alle giuste distanze. Per creare i tagli utilizzando una piccola smerigliatrice angolare, come vi abbiamo detto in precedenza, seguiamo con pazienza i segni a matita sul davanti, incidendo lo smalto della piastrella. Ovviamente non riusciremo a realizzarli tondi con il flessibile, ma una volta montato il termorredo di questi tubi, verranno coperti con delle placchette. Se i tagli sono piccoli, come in questo caso, dobbiamo rifinirli sul retro, aprendo con calma il foro fino a quando non avremo allargato lo spazio che ci interessa, senza intaccare lo smalto laterale, dato che abbiamo inciso prima la piastrella sul davanti. A questo punto possiamo procedere con la posa delle piastrelle. Per la prima fila, se dobbiamo regolare il livello, utilizziamo dei piccoli cuni di plastica che ci aiutano ad alzare nel punto desiderato la piastrella per averle tutte allo stesso piano. Ricordiamoci che la parte più importante è proprio il livello della prima fila per avere la possibilità di posare con i tiranti e i cunei le altre file. Come in precedenza, spalmiamo la colla con la spatola dalla parte liscia o con la cazzuola e poi con la parte addentata creando delle strisce verticali. Con la punta della cazzuola passiamo sui bordi prima di inserire i tiranti nella posizione che ci interessa e una volta applicata la piastrella superiore andiamo ad inserire i cunei rossi e tiriamoli con l'apposita pinza. Così facendo il rivestimento rimarrà bello lineare su tutta la parete. Nel nostro caso dobbiamo inserire dei jolly per concludere il rivestimento. Tagliato il parabordo in alluminio nel nostro esempio, alla distanza desiderata, possiamo utilizzare questi particolari elementi che ci aiutano a realizzare lo spigolo. Si possono inserire all'interno del jolly come potete vedere.
bisogna applicarli fresco su fresco, appena concluso il rivestimento in piastrelle, stendendo un piccolo strato di colla sulla linguetta forata in alluminio o del materiale che avete acquistato e inserirlo nella giusta posizione all'interno dello spazio tra piastrella e parete. Infine, quando li abbiamo posati, ricordiamoci di passare sopra di essi con una spugnetta umida per tenerli puliti. Il giorno successivo alla posa andiamo a levare tutti i tiranti e cuni in plastica, facendoli saltare con una mazzetta di gomma. Infine puliamo con una spugnetta tutta la superficie per preparare il rivestimento alla fase finale. A questo punto non c'è rimasta che l'ultima fase della piastrellatura, e cioè la stucatura finale. Noi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al nostro canale se volete continuare a seguirci e di lasciare un bel pollicione in alto se il video vi è piaciuto o anche solo per supportarci. Ciao e alla prossima!